Acqua pubblica, un sogno svanito, ad affermarlo il Comitato Beni Comuni ed Acqua Pubblica dei Comitati di Quartiere del Tavolo Tecnico dell'Acqua del Polo Civico Cives 3.0, che nei giorni scorsi, in una nota congiunta inviata alla stampa, hanno denunciato il continuamento delle tariffe del servizio idrico a Caltanissetta e della quota fissa a contatore, nonché la latitanza delle istituzioni in merito ai problemi dell'acqua pubblica e il sistema integrato, a partire dalla presidenza della Regione e degli assessorati competenti in materia e l'assenza del ruolo degli ati idrici di vigilanza e di controllo nei confronti dei gestori. Le tariffe del servizio idrico a Caltanissetta infatti in questi anni hanno subito continui aumenti. Stessa situazione per il canone a contatore, ovvero la quota fissa, quest'ultimo introdotto nel 2008 ammontante a 60 euro sino al 2012 e oggi pari a 89 euro e 28 centesimi, un aumento di quasi il 50% in soli 3 anni escluso IVA. Sulla questione è intervenuto anche il sindaco Giovanni Ruvolo, che a tutela dei consumatori intende chiedere un incontro urgente con l'ato idrico. Col tavolo tecnico permanente abbiamo un dialogo continuo che serve a condividere il monitoraggio appunto sulle quote tariffarie e sulla qualità del servizio di erogazione dell'acqua. Circa un anno fa con l'ato idrico avevamo concordato che qualunque tipo di aumento tariffario doveva essere condiviso dall'amministrazione comunale e soprattutto non doveva essere variata la quota fissa. Sulla base di questo adesso chiederemo un altro incontro con l'ato idrico anche per verificare appunto tutti gli aspetti che avevamo definito più di un anno fa. Per quanto riguarda tutti gli altri aspetti, in particolare con Siccità Acqua, intendiamo verificare l'impegno preso qualche mese fa, anche questa su sollecitazione del tavolo tecnico, relativo agli interventi di pianificazione per la manutenzione degli acquedotti, questo per limitare al massimo la perdita di acqua durante il trasferimento nella città di Caltanissetta, ma soprattutto per evitare le interruzioni che purtroppo stanno capitando troppo frequentemente, creando disagi reali alla popolazione. Sì, questa è un'azione che questa amministrazione intende portare avanti, anche perché il costo dell'acqua è significativo e quindi i cittadini devono avere un servizio di qualità. Tra l'altro insieme a Caltacqua abbiamo pianificato l'intervento sulla Statafoglia, che è l'ultimo intervento per completare il nuovo anello di distribuzione idrica, quindi il sistema di distribuzione del centro storico. È completato questo, sarà possibile erogare l'acqua H24 per tutto il centro storico.